Josafat ha detto: Dio, libera la valle che domani facciamo il giudizio universale anticipato. 21 aprile, 21 aprile, giudizio universale anticipato. Ora io, ragazzi, mi sono sempre chiesto, quando tutti noi, tutti insieme, di tutte le età, le razze, le religioni, ci troveremo davanti a Dio nella valle di Josafat. Che spettacolo delle meraviglie della natura! Imbianchini, preti, musicisti, faraoni, imperatori, re, ciclisti, tutto il mondo, tutti insieme davanti a Dio. Pensate che è Dio quanto ci avrà da fare per organizzare tutto. Boni, fermi, gli americani a destra, gli inglesi a sinistra, gli spagnoli di là, dietro non si può stare, dividetevi o di qua, di là, non state nel mezzo, di là gli inglesi, ho detto, i cinesi di là, madonna quante sono cinesi e quanto c'è. Non pensavo foste così tanti, mettetevi su quella collina, vi sistemo meglio dopo. E lo so che si sta scomodi, boni, fermi, quelli avanti Cristo dopo, quelli dopo Cristo avanti, fermi, o di qua o di là, dividetevi, non si può stare nel mezzo, ho detto. Chi è quello lì in mezzo? Buttiglione, è ancora lista, e si decidono. Ma che, pannella, buono, non si può raccogliere firme, che vuoi fare? Questo vuole abrogare il purgatorio. Pannella, non si può raccogliere firme. I cinesi li sistemo dopo. Boni, puttana Eva, stai ferma, dama, non rompe le scatole. Tutti a piedi, Prodi, scende di bicicletta. E da una volta donna. Boni, ho detto fermi. Chi è quello lì con tutti quei bagagli? Chi? D'Alema. Ancora non ha trovato casa. È arrivato di qua con bagagli, povero Massimino. Te la trovo io. Fermi, gli italiani a sinistra, gli africani a destra. Craxi, dove va? Ancora con gli africani, ma lei è italiano, ma vada con gli italiani, basta con questo ammamento, su, vada dalla parte sua Craxi. Boni, chi è quel gruppo là che non vuole entrare? Chi è? I genovesi? È gratis l'entrata, è gratis, avanti, fermi cinesi, vi sistemo dopo, lo so che si sta scomodi, vi trovo un posto dopo, Boni, che si fa tardi, che ore sono? Svizzeri, dove sono gli svizzeri? Che ore sono? Precise, grazie. Fermi, m'ho detto. Boni, più dietro. I gran Boni, gli imbecilli a sinistra. I grandi statisti a destra. Craxi, dove cazzo va? Ma vada dalla parte sua. Vada dalla sua parte. E non sbagli più. Boni, i cinesi li sistemo dopo, m'ho detto. Fermi più al fondo. Mi chiamo Dio, non Silvio. Boni, ho detto di stare più... Mi chiamo Dio, non Silvio. Poi, ma chi è queste tre ore che mi chiama Silvio? E mi rifede. Signor Fede, io... Signor Fede, io non c'è niente di male. No, dico, guardi, io... No, no, si può sbagliare. No, neanche... Signor Fede, io la ringrazio, ma io mi chiamo Dio, non Silvio. Come dice appunto... Scusa Pietro, ma che fa di mestiere questo? Direttore di un telegiornale. Non ci credo, dai. Signor Fede, dai, se ne vada che dobbiamo lavorare. Come vuoi tu Silvio ancora? Questo mi prende in giro, io questa abbronzatura gliela faccio restare in eterno e do una fulminata fra capo e collo. Se ne vada, signor Fede, che dobbiamo lavorare. Boni là in fondo, fermi. I ladri a sinistra, le persone oneste a destra, Craxi, dove cazzo? Brutta fine Craxi, eh? Lo sa bene da che parte andare e vado dalla sua parte. Fermi, ma cazzo vuoi vattene a fanculo, cazzo me ne frega, ma sti cazzi al culo di strapazzi, mandatevene a fanculo tutti, sai cazzo me ne frega. Chi è questo che dice parolacciami? Vittorio Sgarbi. Signor Sgarbi, non si può dire parolacce di qua, ma io dico che cazzo mi pare, mandatevene a fanculo tutti, riportarci i posti, io sono il presidente della commissione cultura di sto cazzo, voi che cazzo siete, mandatevene a fanculo tutti, ma che me frega dei miei coglioni, la fregna di tua sorella, mandatevene a fanculo, ma io sono il presidente, mandatevene tutta a fanculo, ma che me frega, andate via puttana Eva, Adamo, l'ha detto lui puttana Eva, vai l'ha detto lui! Che soddisfazione! Boni, chi è quel gruppo di cannibali? È tre ore che gira intorno a quella persona con l'acquolina in bocca. Cannibali, fate vedere, chi c'è lì in mezzo? È Giuliano Ferrara. Ma cannibali, prima di tutto, non si fa battuta sulle persone grasse, mi meraviglio di voi, che siete personcine delicate, vero? E poi non si può mangiare, no? Non si può, no?
Lo so che è un bel bocconcino, ma non si può mangiare. Cannibali, ho pedite, tornate con gli africani, su, buoni. E lei Ferrara se le va a cercare le battute. Si mette proprio lì accanto ai cannibali, scusi, Ho detto si mette proprio lì, cambi posto, no? Vada via, se ne vada, ho detto vada via. Oh, se n'è andato. Ho trovato il posto per i cinesi, tutti lì da Ferrara. Al posto di... E c'entrano tutti, e c'entra anche qualche giapponese, pure quelli del tufello, tutti buoni, non fate casino, buoni, comincia il giudizio universale, sarete sottoposti al giudizio mio e di Pietro. A queste parole Silvio Berlusconi, cazzo c'è di Pietro anche di qua, e che cazzo. Non me ne libero più, un incubo. Sempre sto di Pietro. Ammazzo, che facciamo? Chiamerà tutti i suoi ministri della difesa, Biondi, Mancuso. E facciamo, Mancuso, mandiamo un'ispezione. No, che mi consigli, Mancuso? Ma io direi un pacchetto bambetta, pupazza da Cenere, compagna da Maranda. Si capisce un cazzo. Biondi, Biondi è sempre ubriaco. Se ti dà uno schiaffo Biondi, il famoso colpo di spugna, vero? Biondi. Biondi, non si può confabulare. Però, chi è là? Sono Silvio Berlusconi. Però se va Silvio Berlusconi, dicevo, davanti a Dio, secondo me non è che ci va così in mollaccione, Perché devo dire, visto come risponde ai giudici, insomma, è uno con una certa personalità, di un certo carattere, devo dire, Secondo me si presenta proprio strafottente anche davanti a Dio, ma proprio là. Buongiorno, collega. Come collega? Chi è? Buddha? No. Allah, Manitou, Tex Ville. Collega. Sono Silvio Berlusconi. E, beh, che vuole? No, io prima che lei però mi giudichi, le volevo dire, volevo fare un discorso a mia discolpa, che io se lei mi consenta mi giuro sui miei figli. Mi sono fatto da solo, scendo in campo. Sono unto dal signore, Rio Bo, Biancaneve, mi consenta, non hanno uno straccio di prova, è un complotto. Ma chi è lei? Io sono Silvio Berlusconi, e lei chi è? Come chi sono io? Io sono Dio, io sono colui che è, e lei? E io sono colui che ha. Come colui che ha? E che ha? No, io c'ho tutto, a me piace comprare, vero? Mi piace comprare, mi piace spendere, così ho i soldi. Prima che lei mi giudichi, anche le vorrei fare un elenco di tutte le mie proprietà. Guardi, gliela canto. Io gliela canto, poi lei mi giudicherà. Però stia a sentire chi è Silvio Berlusconi, Poi lei mi giudica, ma deve sapere con chi ha a che fare. Io sono il boss della coalizione. Casini, Fini e ultimamente Buttiglione. Io sono il leader, il salvatore, la provvidenza, sono lutto dal Signore. La standa è mia, il Milan è mio, e la Marini, la Cuccarini, le cucco io. Mentana, Fede, Paolo Liguori, la Fininvest, Publitalia, Mondadori, Vittorio Feltri, i due Vianelli, e se obbediva forse Indro Montanelli. C'ho Panorama, Assicurazioni, Milano 2, Milano 3, Sorrisi e Canzoni, Villa in Sardegna, Palazzi a Milano, un conto a Hong Kong, a Singapore, 3 a Lugano, aerei, navi, banche, libretti, 6 elicotteri, 200 doppio petti. C'ho Tatarella e Fisichella, Marco Pannella e Franco Zeffirella, Clemente Mastella, la sua sorella, Gianfranco Funari e la sua Mortadella. Il
Alessandra Mussolini, e Ferdinando Cassini, Fiorello e Fiorelli, la Montaini e Roberto Formichini. C'ho via dell'umiltà, c'ho la segreteria, a via dell'anima degli mortacci mia. Mi manca la Fiat, ma me la piglio, come ho già preso la figlio Scogna Miglio. Sarà ancora mia la presidenza del consiglio, che si dica, è mio anche mio figlio. Sentendo Dio le proprie urca, non ce la faccio più, non c'ho più il fisico, non c'ho più il fisico, come disse la mamma di Galileo Galilei quando lui se ne andò di casa. A quel punto, sentendo Dio l'elenco delle proprietà di Berlusconi, disse, lei ci ha elencato le sue proprietà, io non le elenco le mie per ragioni di tempo. Adesso mi metto in camera di consiglio con Pietro e decideremo dove mandarla. Attenda, signor Berlusconi. Abbiamo fatto, sì, è rito abbreviato. Glielo dici te, glielo dico io, vabbè. Lei se ne deve andare. Anzi, per la par condicio, visto che lei ce l'ha cantata, se permette gliela canto pure io. Se Pietro mi porta la chitarra, ecco, secondo. Facevo più vecchio Pietro. Vabbè. Ecco, signor Berlusconi, il nostro consiglio, ciò che lei deve fare secondo noi.